lavoro. Tanto il piccolo e trovano il problema. Era, non volevo lasciare, non andava bene, ma non andava bene.
Buongiorno a tutti. Il Comune di Grado e l'Associazione Musica Viva vi danno il benvenuto a questo concerto del solstizio. Allora, prima che mi dimentichi, devo ringraziare assolutissimamente le nostre volontarie della Croce Rossa che sono venute qui a darci sostegno e aiuto in caso di bisogno, ma non succederà niente, abbiamo la Madonna dietro, siamo tutti a posto, tutti belli e felici. Quest'anno direi che abbiamo proprio raggiunto il top. Allora, io sono 4 anni che organizzo il concerto del solstizio, io assieme ovviamente a Giorgio Tortora, perché io non è che posso organizzare niente, è lui il factotum. Ne abbiamo fatti 2 pazzeschi sulla diga, poi è arrivato il Covid e abbiamo dovuto reinventarci. Beh, insomma, mi sembra che non possiamo lamentarci della location. L'anno scorso non è andata benissimo perché pioveva, l'abbiamo fatto lo stesso, è stato bello, ma oggi abbiamo veramente il massimo che potremmo desiderare. La giornata è fantastica, io credo che anche solo fare il viaggio per arrivare fin qui, vedere la laguna che si sveglia, col sole che sorge, penso che valga il prezzo del biglietto. Ma il prezzo del biglietto varrà e come? Perché oggi veramente assisteremo a un concerto incredibile. Io ho visto le prove ieri sera, c'è da star qui con gli occhi chiusi, non si sa se star con gli occhi chiusi ad ascoltare la musica o se guardare lo spettacolo che abbiamo intorno, guardare questi meravigliosi musicisti della Concordia Chamber Orchestra. Il Comune di Grado e l'Associazione Musica Viva sono davvero felici di potervi offrire questo. Non è facile organizzare, in tempi di Covid bisogna stare attenti a tante cose e questo era l'unico posto in cui potevamo garantire il controllo delle persone che venivano, perché sulla diga con 700 persone come avremmo potuto fare? Avremmo dovuto mandar via gente, avremmo dovuto transennare e dire tu sì, tu no, non sarebbe stato bello, no? E invece così avevamo un numero chiuso di persone, siete arrivati qui e noi vi vogliamo offrire qualcosa che rimarrà nei vostri ricordi, rimarrà nei ricordi dei turisti che magari non erano neanche mai stati a Barbana, ma rimarrà nei ricordi dei gradesi e anche delle persone che abitano nell'entroterra, perché magari uno oggi che è venuto qui da Trieste, da Monfalcone, da Cervignano, può tornare a casa e dire alla propria vicina, caspita, oggi ho assistito a una cosa davvero incredibile. Cosa non è stato in grado di offrire l'Associazione Musica Viva? Cosa non ha fatto il Comune di Grado per il concerto del solstizio? Spero che possiate essere contenti di tutto questo. Allora adesso, ah sì, e poi ovviamente non possiamo non ringraziare, facciamo un applauso per cortesia ai nostri ospitanti, perché se c'è una parola che li contraddistingue più di tutte, secondo me, è l'ospitalità. I nostri cari padri benedettini sono qui da 1 anno e mezzo, si sono fatti conoscere per lo spirito di intraprendenza, poi vedrete che cosa non hanno fatto nel negozio, dove hanno messo tutti i nostri ex voto, li hanno riuniti tutti insieme in una sala bellissima, li hanno rimessi a posto, hanno lucidato la chiesa e ogni volta che si viene qui si respira veramente aria di casa. Quindi vi invito anche a venire a dormire qui ogni tanto, perché io è già la seconda volta che lo faccio e vi assicuro che c'è una pace infinita, davvero. E quindi adesso chiamiamo il nostro ospite d'onore, Stefan Milenković. E buon ascolto. Primavera in laguna. La Pasqua delle rose e la Sevissina e i fiori del perdon, sì, isesa in fior, va per i canai le canzon d'amor, con la bava de sera e de mantina. E sulla motta, là davanti d'un cason, dov'eci i fila cane vo sentai. Domamoli, coi voggi spalancai, sta sentì le storie del fadon. I uomini governas alle cane per la stagion che viene della seragia. E una giovane bionda in amoragia l'accuse pian pian pensando a nane,
Sonia il sonane, la bionda Maria, cova i corcai bianchi sul sabbion, in Tumpiter fiorisse un stiopetò, e la primavera canta e la va via. Thank you.
Un'estate di 130 anni fa. Era una fine giugno violenta, il 29 giugno, il giorno in cui gli uomini chiamano di San Piero. Sull'ora del mezzodì il sole infocava la sabbia del dosso così che si vedeva l'atmosfera vibrare, ondeggiare come un fumo azzurrino, quasi trasparente. Mamma gabbiana, sicura del fatto suo, aveva abbandonato la covata appena il sole aveva iniziato a scaldare ed era partita in giù con lo stormo ad inseguire aguglie verdeggianti lungo la diga di grado. Ogni tanto si ricordava del covo abbandonato e partiva con gran colpi d'ala, veloce, calava dalle distese sopra le uova, tra le sabbie e le alghe e con due rapidi svolazzi fermava l'impeto per posare, lievissima, sul covo. Stava un attimo cheta, col cuore che le suonava dentro e rassicurata della solitudine e del silenzio, perché non si sentiva che il fresco sciambrottio del mare e l'organo vicino e lontano del maestrale. E allora partiva saetta verso l'isola sulla quale volteggiava lo stormo. Così avvenne che proprio all'ora del mezzodì un guscio d'uovo crepò, si screpolò. Quindi s'aperse e ne uscì, brutto, ma brutto come tutte le creature appena nate, un nuovo gabbiano. Ma non era un gabbiano qualunque, era un gabbiano reale con gli occhi azzurri. La luce lo intontì, il maestrale gli soffiò addosso un brivido sfiorandogli la piuma, ma fu questione di un momento. La gabbiana s'era calata gridando di gioia accanto a lui. E lo ripuliva. 130 anni fa nasceva Biagio Marì d'estate.
Thank you.
D'autunno le giosse della brosa le si impigia come stelle inte il sorge del sol. Vardo i arsini ise grigi, coronai de tamarisi che profuma tutto il casone, e per intorno del fondao tutto indormensao, non svola ale in cielo. Zeligaggia la batela e calaggia la sovela e anche i rimi se riposa di stirai. Che silenzio intorno a me. Ma in autunno una canzone de femmina si stende come una caressa colda zo sul paese e un gran silenzio al fale maravege per quella voce drio le bianche tende. Al vespro settembrin al geracasto fra le case incantai dalla soluse si sentiva una macchina che cuse sbusina a mosca drento il cielo vasto. Improvvisa quell'onda l'ha sommerso tutto il paese in te la nostalgia. La voce colda i cuori porta via ante il cielo settembrin, che se cristallo terzo. Thank you.
Nevega, nevega nona, la vien zo ben pian pian, a scossi che par mille pentimenti. La tramontana la porta un freddo can, e tu ne vodo se qua che il batte i denti. Ma che brutta roba il freddo, nona mia, quando che non se ha neanche il fogo prescoldasse, cosse se soli e l'anima vilia, la se do botolà per desperasse. E te vien, non se come ho, un groppo in gola, una voce di pianze amaramente, e non t'ha neanche un can che te consola, e tu son solo, solo in mezzo a tanta gente. Oh, se vigni podesso, co fa sera attorno al fogoler de casa mia, se podesso la stasta ne ho già sera per vigni ascoltame là in compagnia, un giosso almeno non, un giosso tin, finché mi scoldo i pie che gli è in gelaie, e dopo studierè. Tornare a studiare latino e verbi greghi fra brividi e sussiai. Lassa, lassa che vegno in fogolero, non ascoldame se t'ao visinde tu. Tu mi dirà qualche parola buona che sa de tanto me non sento più. E me metterei la testa in sen come quando che c'ero fantolin e te direi te voglio ben, guardando il fumo da su per camin. Ma nevega, nevega no. Thank you.
Allora, non so voi, ma io quando sento Vivaldi proprio mi inebrio, perché mi emoziono anche a dirlo. Ci sono dei pezzi veramente che fanno venire il nodo in gola. Poi ha suonato tutto a memoria, quindi ragazzi, eh. Allora, ringraziamo intanto Leonardo Tognon, che è sempre presente, è sempre disponibile, ha una voce sempre piacevole da ascoltare. Ma io vorrei un attimo chiamare qui Stefan. Per due parole, perché Stefano è di una simpatia che voi non avete idea. Dai, vieni a dirci due parole, un saluto. Innanzitutto penso che finalmente mi sono svegliato. Questa è la cosa più importante, credo. E, no, è veramente una cosa incredibile. Questo non lo dimenticherò mai, questo concerto, perché non ho mai suonato alle 6 di mattina un concerto, e infatti raramente ho fatto anche magari studio alle 6. Chi studia alle 6 di mattina? Tu, sì, perché non dormi, per quello. Rimani lì a fare festa. Sì. Intanto,
Grazie mille, veramente grazie. Giorgio, non so dove sia, ecco lì, sì, pensa di essere un albero, ti vedo. Questo è un setting, questo che ci circonda è veramente unico e poi per noi è anche una sfida perché è nello stesso tempo bellissimo suonare in un posto così fuori e a quest'ora, però è anche difficilissimo per noi anche perché gli strumenti sono, anche loro dormono a questo punto, però voglio ringraziare tutti, è bello che stiamo tornando pian piano, no? Alla normalità e quindi è un grande piacere e un onore essere qua. Grazie. Grazie. Allora, prima del bis, una parola tecnica, e cioè dopo, alla fine del concerto, ci sarà la colazione per tutti, ci sposteremo in bar, metteremo a posto tutte le sedie dove le abbiamo prese, e poi per chi volesse alle 8:30 ci sarà la messa, che finisce, mi ha promesso Padre Stefano, finisce in tempo per ripartire, quindi alle 9 noi abbiamo il traghetto per tornare a casa. Thank you.
diretta streaming, quindi per chi lo volesse ha tutto il concerto a disposizione, lo trovate sia sulla pagina del Goriziano, quindi ringraziamo Ivan e Timothy che hanno fatto la diretta, e anche sulla pagina del Santuario, quindi potete salvarvelo e anche condividerlo sulle vostre pagine Facebook, così tutti